Allora, Ornella, le ultime due delegate e poi le due segretarie generali e la conclusione di Susanna Camus. Ornella, di cognome? La Penna. Da dove vieni? Vengo da Napoli, ho 43 anni e lavoro in un'azienda di igiene ambientale, appunto a Napoli. Sono stata di recente eletta RSU nelle elezioni precedenti di novembre. Unica donna eletta RSU. Sì, l'unica donna. Un altro panda, diciamo. Come ti chiamano durante le riunioni? Signora, e non dottoressa, mentre i miei colleghi ingegneri, tutti i titoli ci sono, ovviamente. E io, ovviamente, correggo. Prima di candidarmi, qualche giorno prima, sono stata convocata dal mio direttore generale, pensavo per una questione di lavoro, invece poi alla fine mi ha praticamente minacciata di non candidarmi. Soprattutto perché non potevo, per il ruolo che ho, io sono una controller e mi occupo anche di responsabilità sociale d'impresa, gestendo dati sensibili avrei potuto arrecare danno alla mia azienda. Ovviamente io mi sono candidata. Un po' come Cambridge Analytica, diciamo, esatto. Un po' meno. Ho vinto e ci troviamo l'uno contro l'altro nei tavoli di trattativa. Io lavoro in un'azienda ovviamente che prevale la componente maschile, 2214 dipendenti, 100 donne. 6 dirigenti uomini, 9 quadri, 8 uomini e una donna, 295 impiegati, di cui 56 donne e soltanto 3 che svolgono un ruolo di responsabilità. Il collegio sindacale era composto da soli uomini. L'articolo 3 lì se lo sono dimenticati. Sì. Diciamo. Sì. È dovuto intervenire il Ministero delle Pari Opportunità per far rispettare la quota di genere. E i presidenti sono stati sempre uomini, ovviamente il tetto di cristallo ci sta tutto in questa azienda. Quello che cerco di fare, che ho fatto anche prima di essere sindacalista, è proprio le iniziative che mi raccontava la compagna di Zara, mi venivano in mente al mio intervento, è quello di rendere il lavoro, il luogo di lavoro, una cosa bella. Perché non è soltanto il reddito che, figuratemi, non voglio sminuirlo, ma l'idea di trasformare il luogo di lavoro in una cosa bella è un obiettivo deve essere del sindacato. E lo possiamo fare anche facendo piccole azioni come quella che diceva lei, piccole iniziative. Io per esempio, poiché sono femminista, mi sono contenta di dirlo, ho un'attenzione alla famiglia, al genere femminile, sono andata al mio direttore generale, che era un altro, e io ho detto perché non facciamo un convegno per sensibilizzare sulla prevenzione del seno? E lo abbiamo fatto. Abbiamo fatto delle visite specialistiche in azienda, perché le donne spesso non hanno neanche il tempo di potersi curare. E abbiamo scoperto 2 casi gravi in azienda. Io avevo anche il peso emotivo di tutta questa cosa, perché ho detto, l'ho organizzato, mi sono sentita anche in colpa, l'ho abbracciata e ho pianto con loro quando sono venute da me a dirmi che quella visita le aveva salvate. Una collega, inconsapevolmente, con questa iniziativa, io sono diventata un punto di riferimento per le mie colleghe, perché poi ho organizzato i gruppi di acquisto solidale in azienda, ho visto una puntata di report, ho detto, lo faccio anch'io. E quindi praticamente cercavamo di recuperare tempo attraverso la spesa nell'orario di lavoro. Ho coinvolto un'associazione sul territorio per fare un seminario sulle manovre di disostruzione pediatriche, perché sono diventata mamma e ho detto, ma lo so fare? No, portiamoli in azienda e facciamo, e mi hanno ringraziato molti uomini su questo. Poi ho detto, ma non sono mai venuti i bambini in questa azienda a vedere i nostri distretti, facciamo la prima giornata per bambini in ufficio e anche nei distretti con mamma e papà. È stata una giornata bellissima. Io cercavo di seminare, poi è arrivato il nuovo direttore generale, ha estirpato tutto, ha detto, ma perché lo fai? A cosa serve? Serve. E allora ha detto, adesso divento sindacalista e lo faccio da sindacato. Non so se ci riesco. Bravo. Ovviamente quello che volevo chiedere oggi, come nel momento in cui ci confrontiamo, è che queste iniziative non restino sporadiche, ma diventino sistema, entrino nelle politiche di gestione. E quindi diventa fondamentale che io sappia quello che ha fatto lei a Zara, che loro sappiano quello che ho fatto io a Napoli. Quindi bisogna creare un contenitore dove tutte queste iniziative ci devono essere, perché quel contenitore può essere un momento di conforto, di confronto. Io posso conoscere i punti di forza e di debolezza di quelle iniziative, le posso fare mie, posso chiamare la compagna e dire come hai fatto, spiegamelo. E quindi fare cultura. Perché quello che i diritti ci sono, ma quello che stanno distruggendo questo paese è la mancanza di cultura.
Volevo fare solo una piccola... L'altro giorno, anche io sono madre di una bellissima bambina che sto educando in maniera precisa, le leggo le fiabe femministe ovviamente dalla parte delle bambine, degli anni 70, una grande opera editoriale di quegli anni, perché lo stereotipo va abbattuto anche dalla fiaba, ho detto portiamole nelle scuole, perché la piattaforma della CGIL non può entrare nella scuola col suo bagaglio, con la sua storia e fare una battaglia culturale dall'elementare, dall'asilo. E ho detto a mia figlia, ma che ne dici se ti chiamerai Lea Ardovino la Penna? E lei mi ha guardato e ha detto, perché? È perché è importante, porti anche il cognome di mamma, lo possiamo fare ora? Lei ci ha pensato, ha detto sì, però deve restare Ardovino prima, così sarò sempre all'inizio dell'elenco. Grazie Ornella.